E bro a tutti mozzarelloni, io sono Cipo e questo è un nuovissimo video della serie del Monday with Cipo. Ok ragazzi, questo è un nuovissimo episodio del Monday with Cipo. E che dire, questo sarà un video molto molto affrettato perché ho la Xiaomi che si sta scaricando, quindi affrettiamo i tempi. E che dire ragazzi, cominciamo subito dai saluti. Ciao a tutti, ciao dal gruppo di Tony Game PC che mi stanno supportando veramente. Ringrazio tutti voi ragazzi che molto probabilmente state vedendo questo video, quindi ringrazio tutti voi. Comunque passiamo alle news, questo saluto molto facile, va bene. E comunque ragazzi, questa settimana ripartiremo con i video, ma con i video, perché appunto ho deciso di impostare i miei video in maniera molto diversa. Al posto di fare magari cose un pochino più noiose, che magari video che durano 8-9 minuti, magari anche 10, ho deciso di proseguire e fare video magari di un po' meno durata, tipo di 5-6 minuti, ma anche un po' di meno, sempre sui 5, perché appunto ho notato che molta gente non li guarda tutti i video, infatti si ferma di solito verso i 4-5 minuti, ovvero a metà video. Magari così la gente è spronata a guardarsi tutto il video e così, conoscendomi, magari in un futuro comincerà a guardarsi magari il video intero di 10 minuti, per esempio. Poi appunto un video da 4-5 minuti, detto proprio sinceramente fra me e voi, è anche più facile da editare, fra virgolette, perché trasformare un video di 16 minuti, 20 minuti in 5 minuti è veramente un po' difficile, però alla fin fine è anche un po' divertente perché devi cercare di creare un video divertente e non so, mi ispira molto sta cosa qua. Quindi spero che anche a voi vi piaccia questa cosa e fatemelo sapere sotto nei commenti se vi piacciono i video da 10 minuti o quelli da 5 minuti, fatemelo sapere. Comunque ragazzi, da questa settimana vorrei anche incominciare delle serie su Minecraft perché io momentaneamente ho solo la Cipocraft e la serie dei minigames, di altro non ho nulla. Appunto vorrei fare una CTM o qualcos'altro, o da solo o in compagnia, adesso vedrò come organizzare. E quindi questa è la novità. Ci saranno delle news, ci saranno delle nuove serie sicuramente, e spero che vi piaceranno. Cercherò di fare qualcosa di originale, sempre che vi piaccia. E ovviamente porterò anche giochini indie e non sul canale. Ah, mi stavo dimenticando, fra tipo 1-2 settimane inizierò una serie su Half-Life 2. Per chi non lo conoscesse, Half-Life 2 è uno dei giochi, secondo me è uno dei migliori, perché io non l'ho giocato tutto, però da quel poco che l'ho giocato mi ha veramente molto 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 colpito. E quindi io avrei intenzione di portarvi un walkthrough su appunto Half-Life 2, che di sicuro non dura poco, però almeno vabbè, ne farò uscire uno al giorno. Però vi assicuro che non ci saranno tagli, quindi quel video molto probabilmente se lo guarderò solo la gente che è interessata, perché appunto sarà quasi zero intrattenimento, ma sarà più gioco. Comunque ragazzi, un iscritto che adesso, scusate non dico il nome, però come vedete ho il computer spento, sono le 10 di mattina, mi sono appena svegliato, che comunque vedrete il commento qua sotto, ci dice una roba del tipo: come è iniziato il tutto, come sono iniziate le cose. Allora, come è iniziato il tutto, io Roberto ho iniziato YouTube nel 2010 con 12 mega Roberto, un canale fatto di video presi da altri canali su stadi, montaggi, robe qua. No, i montaggi li facevo io con Movie Maker, ma un altro discorso. E poi appunto nei vari anni mi sono creato tipo 10 canali così, però ovviamente ho sempre abbandonato. E quello che è durato di più e che appunto sta durando è questo qua di Cipo, che sì, sono io Cipo. Appunto sto durando da circa un anno e mezzo, dal 6 giugno 2014, che circa un anno e mezzo circa, e che appunto mi diverto a fare Minecraft e molto altro. Da dove è nato tutto? Allora, io mi ero scaricato una mappa chiamata tipo Quiz Map o una roba del genere, e allora ho detto: ma perché non mi creo un canale dove porto serie del genere su Minecraft? Perché appunto vedevo altra gente che portava Minecraft a quei tempi, appunto dicevo: ma a me piace Minecraft, perché non faccio video del genere? Magari questa volta, facendo anche video che comunque mi piacciono, il canale potrà durare di più. E così è stato. E poi appunto ho iniziato varie serie di Minecraft, come la Cipo's Adventure, Cipo Craft e molto altro, portando sempre altri giochi, e nel tempo mi sono fatto moltissimi amici come appunto Tony Game, Suto e altri del gruppo di Tony Game. E appunto diciamo che il tutto è iniziato e il tutto sta continuando. Ovviamente per tutti i particolari, tutte le robe, ci dedicherò un video apposta. Poi boh ragazzi, le domande sono finite qua. Io come al solito vi invito a lasciare delle domande qua sotto, perché non voglio restare senza domande, perché no. E quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commentone, un rispondone, un'iscrizione e una condivisione. E che dire, ci vediamo col prossimo video. Bye bye! Tony Game fa schifo!